Buongiorno amici, oggi abbiamo uno squalo in combinazione con l'R41, un altro squalo. Tutto bene, sono oggi le... sono già le 11, tra un paio di ore si va a pranzo, dai. Dunque, volevo dirvi il condominio olfattivo, ma mi sono dimenticato. Cioè, è bello che ho scritto tutto, no? E l'ho dimenticato, per cui andarlo a prendere ora è un casino perché devo scendere, stavo facendo dei lavori, insomma. Oggi niente olfattivo, condominio lasciamolo libero. Comunque c'è olio di Nemni, non so se c'è il Capitano Nemo, non lo so, che fammi vedere. Ah sì, olio del Capitano Nemo, olio di Nem, vitamina A, C, E, ecco, sappiate questo, con sericina. Poi un'altra cosa che volevo dirvi, per chi è interessato, Daistro ha anche profumi per i bambini, senza alcol, tutta una linea completa per i bambini, per cui potete andare tranquilli a qualcosa, penso che sia l'unico che fa profumi e tutti i derivati per i bambini. Abbiamo qui un Day Toilette, dopo barba, sempre lo squalo, è uno squalaccio. Estro, ricordiamoci, dopodiché il tutto con uno dei miei preferiti, misto tasso maiale, sempre di Estro. Mettiamo ancora in acqua. Dunque, io già ho fatto un piccolo prelievo, asciughiamo le zampette. Dunque, qui ho inserito un'astra. Ho inserito un'astra. Saluto il mio amico Tommaso. Ciao Tommaso, non mi dimentico. Vedete, vediamo quanto hanno prelevato. Hanno prelevato un bel po'. Voglio una bella falange. Sì, una bella falange, ma di voglia. Dunque, saluto il mio amico Tommaso. Abbiamo detto ciao carissimo, oggi il cane passo che corre. Oggi è sabato, ha preso la giornata libera. Lui e il gatto Domiglione sono andati a pescare oggi. Andavano a prendere la trotta birichina. Ma non so se la prendevano, una trotta sì, penso, così mi hanno detto, che andavano e oggi niente. Ciao Claudio, caro Claudio Moscato, oggi comitanza con Claudio, doveva arrivare un rasoio che mi ha chiesto gentilmente di provarlo, ma molto gentilmente me l'ha chiesto, vabbè, lunedì arriva e lo proveremo, vediamo, un rasoio particolare, insomma, è tutto da provare, lama singola, cioè mezza lama singola, bellissimo, e vediamo. Saluto il mio caro amico Claudio D'Inca, ci ha fatto un video bellissimo, Antro, insomma, un paesino dell'Abruzzo, molto bello, dove c'è un confine tra arte e natura, bestiale, ve lo consiglio. Andiamoci a bagnare il viso. Saluto il mio caro amico Giovanni Danza, che ha fatto la recensione dell'R41, per quello che oggi ho l'R41 io. Mi ha ispirato. Mi ha ispirato appunto col Tend, che è un altro bello squalaccio. La fragranza è ottima del Tend. Adesso andiamo a montare, vediamo cosa salta fuori. Ok, è tutto da vedere. Oh. Dunque, questo qua mettiamo qui. Sì, io non so, tutte le volte devo prendere il pennello, prima mi asciugo le mani e poi le bagno dentro. No, guarda, no, non ci sono parole, lasciamo stare. Vedete, c'è già l'acqua. Andiamo a inglobarlo dentro il pennello, questo qua gratta bene, siccome ho la barba di più di una settimana, per cui questo pennello è ideale. Vedete? Sì, che... No, sto dicendo, l'ho già inglobato, no? Bellissimo! Rubiamo aria. Forse hanno preso troppo, ma... Saluto poi il mio amico Manuele 900, ciao carissimo! Eros, e i giorni si avvicinano,
al grande patitico sì, poi all'altro Fabio anonimo, no, come si dice, anonimo, no, insomma, a Fabio rasatura tradizionale, ciao Fabietto. Poi abbiamo i miei due soci collaboratori, Marco e Michele Ponente. La memoria mi fa brutti scherzi, ragazzuoli. Dai, l'ho quasi prelevato, andiamo a bagnare le punte. E dopodiché, beh, Donato Ciniello, lo saluto con tutto il cuore, il mio amico Tarenzi, Andrea Tarenzi, ciao carissimo. Massimo Pellegrini, Gianmarco Gioino, ciao carissimo. Luca, tutti Luca, Luca Massa e l'altro Luca, Alessandro Bertoldo, ciao. Tutti i miei amici del gruppo e il mio socio del canale Telegram, Michele. Mamma mia, Riccardo Esposito, con rasatura tradizionale, un carissimo amico, il più grande, il mio socio. Comunque il gruppo sta andando bene, dai. Ciao Iva Vargiu, l'anima del gruppo Telegram. Rasatura e altro, il nome del canale che abbiamo fatto io e Riccardo. Dunque, ci andiamo a bagnare il viso col solito spincino qua che ci vuole. Dunque, oggi è sabato, stamattina sono uscito presto, che c'è già caldo, stamattina 26 gradi, 27, allora, vi parlo stamattina alle 8, andiamo. Guardate che bella crema che ha montato. Poi c'è questo pennello che è fantastico. Ha quel leggero ispido, ma leggero, che ormai il più grosso non si sente più. Bel compatto, massiccio, e il pelo lo tira via, che è una meraviglia. Ecco qua. Oggi Giovanni ha fatto recensione dell'R41, no? E insomma, mi è saltato il pallino, ho detto, ma sì, ho guardato il sapone di Estro Tende, che c'è lo squalo, ho detto, oh, proprio capita a fagiolo. E infatti saluto l'amico, che barba, che noia, che barba, di Leldo, se non sbaglio si chiama, l'ho scoperto da poco, amico di Francesco State Tradition, carissimo. Dunque, volevo parlarvi dell'R41 anche. L'R41, alcuni dicono ibrido, cattivo, incisivo, aggressivo, ma volendo tutti i rasoi sono tutti uguali, possono essere aggressivi, incisivi, dipende dalla mano che si usa, perché se io ho un rasoio aggressivo lo tengo stretto, angolo chiuso, e diventa cattivo, perché la lama lavora sempre più di filo, ecco. Ma se lo voglio più dolce lo tengo bello aperto, come qualcuno ha asserito che R41, FATIP, Focus e altri rasoi non sono per rasature giornaliere, mica vero. Io per anno ho usato il FATIP, più lo Sciavetta, per rasature quotidiane. E tutto dipende tutto dalla mano del tonsore. Per esempio, l'R41, aggressivo, lo puoi usare comodamente tutti i giorni, basta stare leggero, senza fare le tre passate, ti fai una sola passata, hai un viso bello visibile all'occhio, il giorno dopo te la rifai, la pelle non viene stressata più di quel tanto, un pennello morbido, una buona crema, e ti fai una rasatura come si deve, anche tutte le mattine, una lametta buona, ma sono tutte buone volendo, cioè. Se si sente che una lametta un po' troppo cruda, gli date una bella scoramellata sulla mano, come faccio io di solito, ma penso che tutti abbiano uno sciavetto a casa,
la inserisci nello scialetto e fai conto che il tuo braccio è una coronella e ti vedi che la lametta ti viene bella dolce. Un po' di acqua e poi passiamo alla sbarbata. Idratare. Adesso sto essendo un po' lunghino, ma siccome c'è il pelo un po' più lungo del normale, lo voglio idratare bene e di acqua ci hanno messo parecchia. Però la crema rimane bella, compatta, dura. Vabbè, con Estro non puoi non sapere come hai la crema. Hai una garanzia, ecco. Diamoci una sciacquata. Non uso neanche l'allume di Rocca perché le mani le ho sciacquate bene, poi con il DIE è difficile che ti scivola, però volendo, non ho gli occhiali, quelli che uso di solito. Eccolo qua, R41. Vedete, per me è sempre una barra chiusa comunque, perché c'è sempre una barra. Però vabbè, per quello che serve, diamo una pulitina. Vedete che neanche si sente. Un gran bel aperto, è come se fosse forse come un altro. Sciacquata, utilizzo il peso del suo rasoio. Senza calcare, diventa un rasoio come un altro. Non serve premere. Benissimo. Andiamo a togliere via la sapone, vediamo com'è rimasto. Comunque l'R41 mi piace come rasoio, però preferisco sempre i sciavette. Anche i giornalieri, i sciavette, basta che ti prendo un sciavette con una lama, con poca esposizione della lama diventa delicato. Un angolo chiuso, una sciavetta non puoi tenere l'angolo aperto perché ti vai a rovinare. Ok, diamo un'occhiatina un attimo come è venuta. Perfetto, sentite che questo sapone, ad esempio, vabbè, un estro lascia un velo di protezione per quello. Usando il rasoio delicato, in modo come faccio io, come fanno tanti, per carità, angolo bello aperto, passando, io vabbè faccio due passate, passandolo in modo delicato, puoi fartela tutti i giorni che la pelle non si irrita. Stressare è normale che si stressa, come tutte le rasature, anche già con il dito la pelle si stressa. Bella bagnata, andiamo a bagnare le punte. Vedete che bella idratata la pelle, deve essere sempre molto idratata, altrimenti se il sapone è troppo asciutto, allora anche stando leggeri la pelle ti si va a irritare molto facilmente. Che l'acqua deve stare sotto la crema, non sopra, anche se la crema a volte la vedi lucida, ma è troppa compatta, vuol dire che l'acqua sta non va sotto a prendere il pelo, ma ti sta sopra la crema e ti bagna appena il sapone, ma sotto è asciutto. Questa invece è bella idratata adesso. Non fa neanche tanta schiuma, volendo posso fargliela fare. Poi c'ho anche il suo pennello giusto. Beh, io qua con Estro vado tranquillo.
parte fatto che anche col Silver Tip una medaglia è partita. Col Silver Tip di montagna, il capistro, è un pennello che è una morbidezza, voglia. Bagniamo. Acqua si deve sentire. Poi ci metti sapone e la fai diventare compatta. Lavorare di punte, non devi evitare di fargli fare aria, questo ti diventa molto arioso. Ok, andiamo con la seconda, un leggero traverso. Dunque, stasera abbiamo un incontro galante, sempre con la moglie che andiamo fuori a cena, solo volevo aspettare lunedì a farla. Vedete? Bella compatta, mi piace. Bella protettiva. Angolo molto aperto, come state vedendo. Benone. Abbiamo terminato la nostra rasatura. Bellissimo. Bella. L'estra è una lametta che... diciamo che va bene per ogni occasione, la mette elegante, la portata di tutti, per un rasoio come l'R41, pettine chiuso relativo, perché la lametta ci sta sopra, però vabbè, usato coi tutti i modi, non dà nessun fastidio, nessuna irritazione, niente di niente. Andiamo a dare una bagnata e poi passiamo. Ah, ok, ora Benone. Asciugata. Dunque, diamo una botta alcolica agitata dallo squalo. Ecco qua. Sente anche il cuoio, sono stesse le fragranze che amo, soltanto estro riesce da queste fragranze qua, mamma mia, perché sono un amante del cuoio, pellame, tabacco e via così, perfetto, mamma mia, pelle bella, elastica, rasatura ottima, perfetto, ragazzi, ci siamo, sì, benone. Niente, che dire, è dire che è un sapone fantastico, ha fatto una bella protezione, scorrere non vi dico, anche perché poi la protezione ve ne accorgete fine rasatura, quando toccate il viso, come adesso vedete, che la pelle scivola, sembra che ci sia un olio o qualcosa, avendo dato anche dopo barba alcolico, vuol dire che il sapone è proprio al massimo, perché dà una bella protezione, il rasoio ti scivola ma non ti irrita. Usando l'R41 con un'astra, stando leggeri, col verso del pelo e un traverso,
secondo me hai già una, non dico che hai il BBS, però hai un'ottima datura per una bella serata, e più che ottima. Il sapone, eccolo qua, Tend, diestro, con questo dopo barba con delle note fantastiche. Ci sento tabacco, cuoio, insomma, bellissimo. La prossima volta vi porterò tutto il condominio olfattivo e vi dirò. Rasoio misto tasso e straw, tasso nero con setole di maiale. Ormai non punge quasi neanche più, per cui... Niente, dopo detto questo, io vi auguro un buon fine settimana, buona domenica, buon tutto, oggi è sabato, sabato 16 o 17, non mi ricordo più, 17, per cui io vi mando un abbraccio a tutti, saluto i nuovi iscritti, scusate se mi sono dimenticato di salutare qualche amico, ma ormai la memoria e poi siamo aumentati un bel numero. Ciao Riccardo, socio del canale Telegram. Andatevi a vedere anche il canale YouTube di Marco Ponente, Mister.8 di YouTube. Ci sono dei bei video di tecnologie e di curiosità del mondo, bellissimo. Ciao a tutti ragazzuoli e al piccolo Tommaso un abbraccio grande grande, un bacino sulla fronte, ciao piccolo.